È partito, quando vuoi parti. Bella ragazzi, qui come sempre è il secondo 91 e oggi con gentile concessione del canone vedremo l'unboxing di questo prodotto della Logitech. Cosa mai sarà? Non lo so. Andiamo a tagliare, tagliamo tutto. Ok, su taglierino un taglio una... Che professionale, anche qua. Uno. Oggi c'è anche delle altre ragazzi che mi fa da camera, così si può finire. Vediamo un po' l'interno. Sì, sì. Tutto imballato ancora. Adesso mi sa che qua ci sarà un taglio ragazzi, anche tirarlo fuori. Sì. No. Forse è meglio girare la scatola. Sì, forse è il caso. No, così uno ha. No, devi tirare lo scatolone. Devi tirare lo scatolone. Ferma il video. Ok, giriamo. Ok, eccoci qua ragazzi, dopo un'ora di bestemmie per tirare fuori la confezione. Questa Logitech Z903 è un impianto All Theater con certificazione I e Z, cioè lo scotch. Taglierino ragazzi, questo pesa 17 kg, quindi questo porco d'indio qua. Sì, questo porco d'indio. No. Se la faranno i nostri eroi aprire la scatola, no. Ci sono altri. No. Altro scotch ai lati. Uno. Ho rotto la scatola, no. Ok, è andata in mona la garanzia. La garanzia dovrebbe fare se volete. Allora ragazzi, troviamo il manuale di istruzioni della Logitech, guardate che pacco, che canta da culo. Sì. Ok, oh ragazzi, okay. Zio mostro, che carino. Come cazzo. Allora ragazzi, qua, vai, tiriamo fuori questo. Adesso ci spostiamo qua sopra. Si sì, arriva. So che si apre al contrario. Ecco. Ecco qua ragazzi, qua ci sono le 5 casse e il telecomando. Lo mette a fuoco? Sì. Il telecomando. Ha le pile il telecomando? Sì, dovrebbe essere in punta. Speriamo. Eccolo. Cavi, ecco le pile, che gentili. 3. Cioè ragazzi, un telecomando con 3 pile, cioè quando uno compra una confezione da 4, l'altra se la mette su per il... Più o meno. Boh. Allora troviamo una cassa, che è quella centrale. La metto qua. Una. Quelle laterali. Due. Le lascio sul mio pacchetto, ragazzi, aspettiamo. Sì, poi due. Spacchettiamo. Aspetta che cadono. Tre. E i figli dove sono? Ah, li avranno bruciati. Si sono presi i corrieri. Sì. E c'è. Allora. Questo è quello per l'ingresso diretto al PC dei 6 canali. Posto? Sì. Qua c'è un cavo che non so che cacchio serve. Dopo scopriremo cosa serve.
Sarà per collegare le casse, prolunghe. Sì, può essere. Qua c'è la console centrale. Vediamo. Dopo la spacchettiamo. Dopo dai. La spacchettiamo. Adesso cade tutto. Zio nostro. E altri cavi. Altre sì, prolunghe. Sono i cassi. Sono i cavi. No, sono qua dentro. Prolunghe. Prolunghe. Allora sono questi i cavi che facciamo. No, sono fatti tutti così. Un prolunga i cavi per le varie casse. Perfetto. Passiamo alla parte più importante adesso. Buttala via quella merda. Ma nel cane com'è contento. Butta via quella merda, sì. Ecco. Un mostro. Questo dovrebbe essere il subwoofer. In teoria. No, l'ho preso proprio io. Ah, ecco. Allora, lo apriamo. Sì, ragazzi, è un blocco molto professionale. Zio mostro. C'è da piantare una guerra dopo. Attaccare. Non lo so. Qua. Ok. Prendiamo il sacchetto. Sì, devi sfilare un po' di buleate adesso. Adesso sfilarlo sarebbe divertirsi. Adesso abbiamo rotto tutto, ragazzi. La garanzia è già andata in mona dopo 3 secondi che abbiamo aperto la casa. Boh, io ho una cosa in mezzo. Sì. Forza. Ma che palle. Ragazzi. Prendiamo le prese. Allora, le prese è storto, te lo devo mettere in piedi. Tra l'altro. È lucido, quindi le ditate. Ci sono, c'erano già ancora prima di aprirlo. Sì. Più o meno. Aspettiamo, se no ciclo si può permettere. Qui allora. Sono i morsetti della prolunghe sotto. Sì. Quello è la console centrale. Le due ottiche. Sì. E il coassiale, le due stereo, il jack, no, quelle sono per i 3 PC. Boh, basta, ci sono tutte. Basta. Però già sì. Che guardiamo anche là davanti, com'è. Zio mostro. Guardate che roba, ragazzi. Un bel porca troia, sì. Ma qua c'è anche. Ok. Boh. Ah, a posto. Apriamo un attimo le casse. Passiamo allo spacchettamento delle casse e dei vari cavi. Speriamo che i cavi non si. Ma se non si spacchiamo. Allora questa. Ci dovrebbe essere scritto. È la casa centrale. È la casa centrale. Guardate. C'è la certificazione qua. Non sì. Mette a fuoco, vero? Mia massa. Dopo qua c'è la console. Ecco, questa farà una rottura. Ah, strappa tutto, tanto ormai è nata immune. Sentite che odore. Non lo sentite però. Di plastica. Sì, qua bisogna stare di non tagliare il cavo. Metti in monaggia la console così. Guarda te ragazzi. Perché no. Adesso per terra ha rotto tutto. Allora presa VGA la console. Però sapranno qual è la logica che quello comunque. Sì, sapranno. Dio santo. Vabbè ragazzi, qua bisogna. Bisogna aprire dopo con calma, facciamo la console. Le varie funzioni. Questa per il telecomando e qua dietro sul lato le casse, qua dietro c'è la presa delle cuffie, vai più indietro perché sicuramente lo metterà a fuoco. È anche un po' illuminato, non si capisce una merda. Vabbè.
Questo ragazzi è costato 260 euro, preso su eBay perché sul sito ufficiale è la Logitech, costa 3,50, un cassa centrale, sempre con la certificazione, facciamo vedere anche dietro come è fatta. Con anche il perno per fissarla magari al muro, sì, da qualche parte. Ovviamente vi do a comprarli a parte, vi tenta sempre. Un'altra. Sempre la certificazione qua, del sì, cinema. Questa, scusate se vi passo avanti ragazzi, non so il video quanto stia durando. Ah, uno o due minuti al massimo, non di più. Sì, come me. Sì, spacchiamo tutto. Adesso si cali. A fare l'intera un impianto 4.1. Non so neanche se esistono. Questa e questa qua, all'ultima. Ah, bastava aprire qua. Zio porco. Hai detto zio proprio. Sì. Facciamo vedere. Ok ragazzi. È rimasto. Plastica. No. Plastica e cartone. È rimasto, sono rimasti i fili, ma... i cavi, i morsetti, robe. Ve li metto qua e poi li apriremo adesso noi con calma. Faremo un video quando sarà tutto installato. Tre pile, telecomando, possiamo anche... aprirlo e telecomando. Sì. Io se non rompo tutto, insomma. Qua c'è lo scotch per il laser. Ah, sì. Quindi vi diciamo che per ora, con questa inquadratura, diciamo che è tutto. Per questo, ci vediamo quando sarà tutto montato, bella!